Una delle domande più frequenti che mi fanno è perché noi non usiamo protezioni, mentre invece altri sport da combattimento o altri corsi di difesa personale le usano. Le motivazioni non sono tantissime, sono poche, ce ne sono due fondamentali. Nella nostra arte marziale, prima di tutto, non vedrete mai usare imbottiture, quindi se vedete qualcuno che fa ninjutsu usando imbottiture non è assolutamente una cosa concordata da Atsumi. Atsumi in Giappone, che è il nostro soke, non vedrete mai un suo video in cui ha imbottitura, guantoni e caschetto, assolutamente no. Come non ne vedrete mai in nessun praticante della Bujinkan a livello mondiale. Nel ninjutsu non si usano mai. Si parte anche dalle cinture bianche a fare tutte le tecniche, partendo e facendo i movimenti molto molto lenti senza usarle mai, per due motivi in particolare. Il primo è che nella nostra arte marziale non usiamo solo la forma d'attacco classica, che è quella a pugno chiuso, o Futoken, come si chiama da noi, ma abbiamo tantissimi modi per colpire. La nostra mano è un'arma e ha tante modalità per colpire. Posso colpire a mano chiusa, a mano aperta, a mano semiaperta. Questo perché a seconda del punto di impatto, a seconda di quello che voglio fare su di lui, ho tante modalità per colpire. Quindi ci sono anche colpi che possono andare all'orecchio, a pagare. Ci sono dei modi per colpire a pugno chiuso, con questa particolare modalità, Shikanken. Questo è anche molto doloroso, se vi riuscite anche ad allenare per fortificare la mano che va a colpire con questa particolare posizione. Come ho detto prima, Shudo, quindi ci sono colpi a mano semiaperta, perché noi non colpiamo, come ho già detto, i punti classici, ma possiamo colpire qualsiasi punto del corpo. Nel ninjutsu non c'è nessuna regola, quindi è tutto permesso, naturalmente con le dovute attenzioni e allenamento, però posso colpire qualsiasi punto del corpo, qualsiasi punto del corpo che vedo lui e so che gli può creare un dolore, lo posso andare a colpire, lo posso andare a prendere, posso andare anche a cercare quelli che sono tutti i punti di dolore che sono stessi sul viso, sul collo, sulle braccia, sulle gambe. Con le protezioni, con i guantini, anche con quelli più piccoli da MMA, non potrei assolutamente fare questa tipologia di allenamento. Quindi questa è la prima, già ci autorispondiamo a questa domanda. Ad esempio, anche se noi vogliamo andare a simulare una semplice presa, quindi la semplice presa base, andando a fare omote, che poi è una presa che vedete anche negli altri video, io posso andare a fare questa presa e andare a colpire il corpo per assecondare praticamente la tecnica che voglio fare. Se avessi avuto le imbottiture, questa particolare praticamente tipologia di colpo non avrei potuto farla. Se lui avesse avuto l'imbottitura non sarebbe venuta nello stesso modo. Io non avrei sentito l'impatto che ha la mia mano sul suo collo, quindi non avrei capito se la sto facendo bene, perché anche fatta piano io posso capire se la sto facendo bene, fatta con l'imbottitura sulle mie mani o sulla sua testa non riusciremo nessuno dei due a capire se la mia mano sta andando bene a prendere il collo, se il mio movimento è morbido, se il colpo si trasmette su di lui o non si trasmette su di lui. Quindi questa è già una delle prime ragioni per cui non lo siamo. La seconda è che, come ho detto, non abbiamo neanche le nostre risposte ai colpi, i nostri attacchi non sono quelli classici, quindi non abbiamo solo un punto o due punti o tre punti a colpire, ma ne abbiamo una varietà abbastanza alta. Quindi anche se lui dovesse andare a colpire, io praticamente ho altri punti, in questo caso faccio il Boshiken in questo che serve questa modalità per colpire ancora più differente in una parte. Diciamo così, delle costole, delle ultime costole, quindi anche questa è molto dolorosa, con le imbottiture non potrei farla. Lui se avesse un'imbottitura, anche quelle che vengono usate praticamente che coprono l'addome, non potrebbe sentire neanche e non aiutarmi neanche a dirmi se la sto facendo bene, se invece di prendere qua ho preso da un'altra parte, quindi ho sbagliato anche il punto in cui è direzionato. Quindi anche non usarla aiuta entrambi a capire se le tecniche stanno arrivando in modo giusto. Quando si hanno comunque sia delle imbottiture, uno si ha anche un pochino, e dico pochino, meno paura dell'avversario, perché so che comunque sia se arriva un colpo e ho qualcosa che mi protegge, sono posto più protetto, quindi posso anche permettermi di stare leggermente di meno in difesa rispetto che se non avessi niente. Se non avessi niente, il mio senso d'allarme verso una persona che non ha niente e io non ho niente è sicuramente più
più alto, e quindi mi costringerà a fare le tecniche perfettamente come deve essere fatta, altrimenti se sbaglio arriva qualcosa e non deve arrivare assolutamente niente, neanche un dito, una mano per struscio, assolutamente no. E questo si avvicina il più possibile al contesto reale, dove insomma di solito non è che abbiamo qualcuno che ha imbottiture, non abbiamo caschetti, non abbiamo nessun tipo di protezione tra noi e la persona che ci sta aggredendo o che vuole farci qualche cosa. Un altro motivo per cui non usiamo le protezioni, e questa è una cosa che aggiungo io, è che quando si usano le protezioni si cerca sempre di andare alla massima velocità, perché comunque abbiamo le protezioni, perché l'altra persona si può coprire, può in certo senso assorbire i colpi. Invece noi dobbiamo anche imparare a modulare gli attacchi, cioè a volte non serve che per forza io devo partire molto velocemente o con tutta la mia forza contro l'aggressore, magari a volte non serve dare il 100% della propria forza, magari a volte voglio solo comunque sia, non so, andare a spostarlo, andare a creargli solo qualche cosa che gli può creare uno shock, e devo sapere io quanta forza voglio dosare, quanto effetto voglio dare da 1 a 10. Usare le protezioni a volte ci aiuta solo a dare un effetto 10, e quindi perdiamo il 9, l'8, il 7, il 6, il 5 e così via dicendo su tutta l'altra scala d'attacco. Lo so che può sembrare una cosa un pochino assurda, però anche il fatto che quando attacco, provo sempre sugli attacchi sull'addome per far capire, non perché abbiamo solo questi, ma solo perché è un punto insomma che un po' tutti conoscono come attacco, quindi sanno un po' visualizzarlo e accoglierlo meglio anche a livello visivo. Io posso capire se a lui voglio fare zero danno, poco, un po' di più, un po' di più, ancora un po' di più. Io posso sapere, devo sapere come modulare il mio attacco su di lui, devo sapere che effetto avrà il mio pugno senza niente attorno, senza fasce, senza quantoni sul suo corpo, quindi come si modificheranno le mie ossa, come sentirò l'impatto della mia mano sul suo corpo, e questo mi darà la capacità di andare a capire che tipo di effetto voglio avere su di lui. Quando invece si attacca sempre alla massima velocità, sì, è bello da vedere, sicuramente molto accattivante, visto sui video le persone che si attaccano al massimo della propria velocità, però può non dover succedere, a volte io devo per forza andare al 100% della mia velocità, altrimenti diventa un po' un incontro da ring, per cui stiamo lì, tutti e due ci dobbiamo attaccare al massimo della nostra prestazione in tot tempo. Invece quello che noi dobbiamo imparare a fare è sapere anche modulare i nostri colpi, oppure a cercare di capire che magari un colpo può darmi praticamente, ad esempio, può darmi la chance di fare qualche altra cosa, cioè quindi mi può aprire poi la strada a un'altra tecnica. Se invece faccio tutto molto sempre a velocità molto più ampia, perdo anche tutti questi passaggi di mezzo. Quindi questa è un'altra ragione che introduco io al fatto per il quale non usiamo le protezioni, e credo che sia insomma una cosa che sia sicuramente buona, e non il fatto di non usarle non sia una cosa insomma che noi porta svantaggio, ma porta solamente tantissimi vantaggi. Naturalmente più il grado di allenamento è alto, più la consapevolezza delle tecniche è alta, più le tecniche ci riescono bene quegli anni, e più il nostro allenamento allora a quel punto diventa sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce, e quasi a una velocità reale, fino ad arrivare a una velocità reale, perché è già molto allenato, conosce molto bene le tecniche, sa fare bene le posizioni. Parliamo di insomma marzialisti avanzati, persone che lo praticano sempre, persone che sanno quello che stanno facendo, perché a quel punto anche la velocità diventa pericolosità, quindi dobbiamo piano piano riuscire a modulare il nostro allenamento fino ad arrivare a quel livello. E se lo facciamo in questo modo l'allenamento ci riusciremo, se invece partiamo subito velocemente perderemo di vista tutto il resto e non si faranno più le tecniche insomma come si devono fare, verranno molto molto sporcate, perché la velocità va a discapito di tutto. Quindi insomma questo penso per rispondere alle domande che tante persone mi fanno, e spero di aver risposto insomma in maniera usaliente. Se avete altre domande poi o altri dubbi sulla nostra arte marziale, potete tranquillamente scriverci a tutti quelli che sono gli indirizzi che trovate comunque sia in allegato anche a questo video, e vi risponderemo nel più breve tempo possibile, cercando insomma di dare risposta a tutte quelle che sono le vostre curiosità. Grazie a Gabriele per il video, grazie a voi.